Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89. Siamo ritornati finalmente su Resident Evil Nemesis. Allora, prima di iniziare, poi partiamo subito, promesso. Vi ringrazio perché per tutti i pollicioni in su che mi avete lasciato, sono stati davvero tanti e questo mi hanno incoraggiato a continuare. Grazie per siamo quasi arrivati a 1000 commenti ragazzi. Grazie mille, per me è tantissimo. Ringrazio anche quelli che hanno detto che il gioco non gli piace e hanno messo il non mi piace, perché comunque meglio aver detto, cioè preferisco la sincerità, preferisco Ciccio che per me questo gioco non mi piace, pollice in giù, sono d'accordo con voi. Poi se mi volete dare retta e seguire questo fantastico gioco, fidatevi, ne vale la pena. Comunque mi raccomando, supportatemi su questa serie con i vostri pollicioni in su. Quindi incominciamo la nostra avventura ragazzi, andiamo. Più che altro ho visto pure che mi avete detto per il fatto della macchina da scrivere. Allora, dobbiamo vedere, oggi provo a registrare utilizzando il fattore macchina da scrivere. Il problema è, non è che poi posso fare 50 minuti di gameplay a botta e poi farvi vedere tantissimi tagli. Al limite, se vedo che sta macchinetta non si raggiunge fra un po', a sto punto utilizzerò i salvataggi con l'emulatore, ma diciamo che la tecnologia di oggi ce lo permette, quindi possiamo farlo. Abbiamo utilizzato la chiave in magazzino, è inutile, vuoi lasciarla? Sì. Ah, poi tra l'altro, la cassaforte, mi sono confuso, me l'avete fatto notare voi, perché la cassaforte in realtà si trova a Resident Evil 2, che se andrà bene questa serie ci faremo anche Resident Evil 2, e tra l'altro un'altra cosa che vi voglio dire, che c'ho le cuffiette a cannone, cioè l'altra volta ce l'avevo troppo basso, questa volta ce l'ho troppo alto, cioè praticamente sembra che sto a giocare in Dolby Digital Surround a Resident Evil, perfetto. Non ci sono problemi. Ok, allora io qui vediamo un po', ecco, mi ricordavo, ma forse questa è chiusa. No, è aperta. E che minchia c'è qua? Mica mi ricordo. Aspetta, forse uscivamo da qualche altra parte, è vero. Uscivamo da st'altra parte. Infatti, vedete, ok, no, continuiamo qua. Perché io più o meno me lo ricordo quel punto e è meglio che per il momento passiamo per di qua. Allora, come si mirava? Non mi ricordo niente. No, che fai? Ah, questa è la mappa, perfetto. Se mira, ah, ok, va bene, dovete... Quanto se vede che tettigliarsi fra 5 secondi? Io me ne culo. Oh, qua si alzano tutti. Ma chi pensa... Aspetta, via. Olè! No, perché qua ho voluto provare a schivare. Mamma mia. Allora, ragazzi, voi dite, ma perché stai... È rottame di una macchina, blocca la via. Perché stai cercando di... Tacci tua. È rottame di una macchina, ok, non si apre. Perché stai cercando di risparmiare proiettili? Perché? No. Vaffanculo. Vabbè, ma... Mi sa che qualche proiettile, però... Allora, fatemi vedere come stiamo messi. Ah, ok, ancora abbiamo la vita abbastanza buona. Dove devo andare? Per di qua? Non mi ricordo niente. Ok, è chiusa dall'altro lato, perfetto. Andiamo, scappa, corri, c'è il Nemesis. Che poi, raga, aspettate di incontrare il Nemesis. Cioè, ma per chi non l'ha visto, aspettate di incontrare il Nemesis. Adesso qua ci stiamo solo riscaldando. Ok, devo andare per di qua, me lo ricordo. Vediamo un po', destra o sinistra? Destra. Qua belle. Allora, queste qua ci servono per curarci. Sono le erbe verdi. Io le chiamo le erbette mediche. Sono molto, molto utili, ragazzi. Sono veramente di un'utilità stratosferica. Ok, così, vedete? Mi ricordo, l'altra volta volevo fare questo. Vedete come? Vedete? Ok. Se andiamo per di qua, io mi ricordo che doveva succedere qualche cosa. Perché non succede un cazzo? Allora, vediamo un po', riproviamoci. Tada! Oh, figlio di... Ah, ecco, perfetto. Sì, ma non mi lasciare tutti sti zombie a me! Ma vaffanculo! Bastardo! Muori! Vai, muori! Oh, questo si è rialzato! Ok. Carica! Ok. Allora, voi mi dite perché li stai sprecando i proiettili? Ma che si rialzano! Ma muori, bastardo! A schifo! No, non mi dica che si rialzano! Io mi ricordo che...
Oh! Oh, ma io mi ricordo che si schiattavano! Schiattavano! Vedi, tu sei morto! Quanti colpi ci sono rimasti? Vabbè, facciamo combina. Vabbè, 50... 50 rotti. Come cavolo si carica? Non mi ricordo come si ricaricava tutto il gioco! Ah, facciamo così, combina. E facciamo prima. Allora, qua sotto, se non mi ricordo male, e vi giuro, mi ricordo solo questi primi pezzetti. Oh! Aspetta che lo devo evitare. Aspetta che lo devo evitare. Ok. Ok, mi devo ricordare evitare, assolutamente. Vieni qua. Bastardo. Bastardo. No, non mi mozzicare! Che poi me la ridai tu la vita. Che voso, bastardo. Ok, come siamo messi a vita? Strano, tre mozzi che ancora non ci hanno fatto niente. Ok, meno male. Va bene così. Allora, se mi ricordo bene, allora, quello mi serve tipo per l'accendino. Vuoi prendere l'olio per l'accendino? Sì, assolutamente, prendiamocelo. E ecco, mi ricordavo bene. Oh, un bel fucile. Uno shotgun. Che bello che è lo shotgun. Ritorniamo su. Quanti colpi c'ho? 7 colpi. Vabbè, alla fine abbiamo sprecato un po' di colpi di fucile a pompa, ma ne è valsa la pena. Allora, dobbiamo, mi ricordo. Beh, che poi la cosa bella è che adesso io mi ricordo dove andare. Poi, quando non mi ricorderò più dove andare, allora là lì ci divertiremo veramente tantissimo. E per questo spero che mi aiuterete voi, sinceramente. Spero che mi aiuterete voi. Ok, devo andare qua. Sento zombie. Sento zombie. Ovunque, sono ovunque. E io me ne vado via, con calma. Dobbiamo... mortaccio. Ok, sali qua, sali qua, sali qua, sali qua. Allora, questa dovrebbe essere la mappa, vediamo un po'. Mappa della periferia, ok, perfetto. Ah, perché qua, non ve credete, qua è un bel casino, eh. Allora, io vado qua sopra, sapete perché? Ho visto delle erbette mediche. E visto che ci stanno delle erbette mediche, io posso fare così. Se io combino queste qua, mi posso prendere un'altra erbetta. Buttala via. No, no, prendiamocela, assolutamente. No, quella non la puoi prendere. Ma non la puoi prendere. Quindi dirigiamo. Sentite come si mangiano la gente. Sentite, sentite. Ah, siamo arrivati troppo tardi. Tacci ostra. Via, 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 via. No, 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 no. Via, via. Via, 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 via. Ok. Ecco, cazzo, sono danneggiato. Guardate quanto è bello sto gioco. Quando sei danneggiato, sattareggi l'addome. Cioè, raga, dai, 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 dai. Su, 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 su. Dai, non mi dite che non vi piace sto gioco, perché non ci credo. Porca miseria. Allora, vedete, attenzione. Però noi usiamo l'erbetta. Tac, un colpo d'erbetta e passa tutto quanto. Allora, cosa? Sento sparare. Sento sparare. Oh, ce n'è uno vivo. Sì, ma non mi lascia sempre nella merda. Mortacci di te. Vieni qua. Vieni. Oh, via, 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 via. Che poi questo potevamo pure lasciarlo sta. Vieni qui. Questo non mi ricordo. Mortacci si sono rialzati. Ma io non mi ricordo che si rialzavano. Mi ricordo dopo che gli usciva il sangue. Bah. Che cos'è? Cosa? Aia. Johnny! 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 T'aiuto io! Sì, ma a me mi va a sprecare tutti i colpi, oh! Johnny, hai rotto un po' i colpi. No, Johnny! Johnny, perché c'è sta faccia squadrata, Johnny? Brad, hang in there. Ah, Brad! Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. Jill! The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. Chi è lui? We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Perché c'hai sta faccia, Brad? He's after STARS members. There's no escape. Ma chi? Io già so di chi sta parlando il bastardo, vero? Che già lo sappiamo. Allora, che cos'è? L'accendino. Ok, voi dite, che ci farei mai con l'accendino? Guardate, se noi facciamo... No, stai buono. No, stai buono. Allora, se noi facciamo la benzina è... Puff, accendino. Ok, allora, se non dico cacchiate,
qua ci dovrebbe essere. Vediamo, la torre dell'orologio, che non me la ricordo. Un controllo illustrato di una torre dell'orologio. Ok. Non c'è più niente. Sul retro è impressa la seguente spiegazione: in un luogo immaginare la torre dell'orologio di Star Schmidt. Ok. Munizioni. Munizioni pistola. Vai. Oh. Capirai. In canna c'avevo un colpo solo. Combina. Perfetto. Non ci abbiamo altro, No, troppo bello per essere vero. Ok. Qui ho preso tutto, quindi dobbiamo andarcene. Io non so quanto durerà il gameplay. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Ciberbolina. Ok. Allora, qua ci stanno un'altra volta i zombie. No, ma la porca puttana. Ma ti togli. Vabbè, questo con mozzico mi ha rovinato la vita, oh. Lo sapevo io. Oh, quanti siamo? Sono troppi. No, sono troppi. Vattene via. Vai via. Aspetta, saliamo qua sopra che c'è una cura. Me la ricordo. Ma porca puttana, ma io non lo so. Ma quanti sono? Ok. Prendi. Sì. Cioè, quello là, prima due con mozzico non mi hanno fatto niente. Arriva questo qua, i denti affilati. E ci si inchiappetta a primo colpo. Ma vabbè. Comunque là, mi sembra strano. Troppo evidente. No, via, scusi. Dio, corri. Raga, qui non è come i giochi dei zombie di oggi che li fai fuori in un attimo. Guardate, qua sono tosti, Cioè, qua bisogna scappare quando bisogna scappare. Ok. Attacci tua, rimani là. No, non mi segui, non mi fa così per niente. Quanto sei brutto. Sei proprio brutto, sei. Vieni qua. Ok, ipoteticamente questo è morto. Vero che sei morto? Eh no, però c'era un altro che mi segue. No, ma questo è morto per cazzo. Mori. Vedete, questi sono zombie. Questi sono veri zombie, regà. Questi sono veri zombie. No, quelle... Questo ancora si rialza, sicuro. Bastardo. Guardate quanti proiettili mi servono. Siamo insieme. Ok. Questi sono veri zombie, regà. Quelli mongoloidi. Che però quando ti ritrovi davanti, per buttarli giù ci vuole una scatrafatta di roba. Che cosa? Che cos'è? Oh, mortaggi contro! Mortaggi contro! Ma quanti sono? Ma quanti siete? Ok, devo far sicuramente esplodere questo. Quindi facciamo così, te prego esplodi. Esplodi! Pensavo di essere morto. Sono sincero con voi. Ho detto calla, sono morto, va bene. Questi mi tocca ammazzarli. Mio Dio, avete visto che botta? Incredibile, sto gioco è troppo bello. Vai. Potevo anche risparmiarmi qualche colpo, sinceramente. Tu sei morto o fai finta? Ce l'ho a posto per quella rossa? Sì, prendiamocela. Quella rossa anche è molto buona, però non mi ricordo a cosa serve. Per il veleno, quella rossa? Non mi ricordo. Allora, è legata dalla corda e non si apre. La fune sembra inzuppata d'olio. Quindi se noi, ipoteticamente, usiamo l'accendino, gli diamo fuoco. E quindi possiamo entrare. Oh, che bello. Allora, io ve lo dico, da qui non mi ricordo più nulla. Perché io mi ricordo i cani infuocati? Perché me li ricordo? Ah! Perché che stanno? Vaffanculo, Fuffi! Entra qua dentro! Qua mi ricordo che c'è la macchina da scrivere. Ve lo ricordo, qua ci sta. Mio Dio. Ok. Allora, andiamo nel baule prima di tutto. Mamma mia, signori. Io direi di posarmi momentaneamente l'erbetta rossa che non mi serve. E direi di posarmi... Oh mio Dio, che cosa mi poso? Mi poso il fucile... No! No, ma neanche a morire mi poso il fucile a pompa. Per il momento mi poso l'accendino. Non mi sembra che era indispensabile adesso l'accendino.
cioè ditemelo se sbaglio o meno. Prendo la polvere A, sì. Prendo la polvere B, sì. Adesso, visto che noi ci stiamo, e questa è la cosa figa del nostro canale, che cosa faccio? Che cosa mi... per i veterani almeno questo, che dite? Mi consigliate di fare altre munizioni per pistola e munizioni per il fucile a pompa, o le combino e che minchia esce fuori? Fatemi sapere, mi raccomando. Intanto io salverei, quindi andiamo alla nostra macchina da scrivere. Fai salvare i progressi, vuoi usare il nastro di inchiostro? Sì. Che tra l'altro non è che ce ne sono rimasti tantissimi, io ve lo dico. Ok, magazzino, vuoi sovrascrivere? Sì. Scrivi. Vaffanculo. Ok. Ragazzi, io per non... salvo anche con l'emulatore. Ma l'ho anche salvato con l'emulatore, quindi stiamo tranquilli. Ragazzi, il video di oggi è finito. La macchinetta ce l'avevamo abbastanza vicina, per dire. Fatemi sapere se ho fatto bene a lasciare per il momento l'accendino, che da qua in poi non è che mi ricordo granché. Però non mi spoilerate la roba davanti, datemi solo dei consigli. Con le polveri da sparo che faccio? Le unisco o mi prendo le munizioni così? Io avrei preso le munizioni così per il momento. Per il momento. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportate la vostra serie, questa, supportatela con i pollici in su e con i commenti, ragazzi, mi raccomando. L'appuntamento può finire qui. Pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Switch Gamer 89. Ciao! Saluto te. No, a cazzo. Ok, ci siamo. Posso andare qua? No. Esatto, no. Vabbè, però per il momento ancora non abbiamo incontrato nessuno. A me va bene così. A me pure, guarda. Mi sto avviando il botto!